Allora, volevo, se mi riesce, dire due parole sulla Valeria. I dischi dei Green, di cui avete appena sentito due pezzi, sono nati sicuramente dal talento musicale di Fabrizio. Un pochino, solo un pochino, forse, anche per la sintonia, l'intesa e la grande amicizia che si è instaurata fra noi, fra i membri del gruppo, di cui vogliamo anche ricordare Valentino, che non è riuscito a essere qui con noi, e mio fratello Giovanni, che vive in Svezia, che è con noi col cuore. Una grande amicizia che dura da più di 20 anni, e cominciando a suonare con Fabrizio, io ho cominciato a frequentare casa sua, la sua famiglia, la Valeria, la dolce Valeria, e l'Irene, che più di 20 anni fa era un batuffolo biondo, adorabile, piccolo, che chiacchierava già bestia, già a 3 anni. E io sono stato accolto da loro, in casa loro, con grande affetto, dalla Valeria, dalla padrona di casa, con grande affetto, come veramente uno di famiglia, e questo non lo posso dimenticare. Praticamente mi hanno adottato da sempre fisso da loro. E come ogni figlio li ho fatti anche parecchio incavolare, perché spesso nelle interminabili serate dentro lo studio di Fabrizio, quando lei era l'ora di scena, Fabrizio è pronto? Niente. Fabrizio è pronto? Niente. Entrava, prendeva la chitarra dei Peraccini, fuori dalla finestra. Fabrizio è pronto? Uno. Fabrizio è pronto? Due. E si andava a cena. E a cena praticamente, è vero, eh? A cena l'argomento principale era massacrarmi per le mie vicissitudini amorose. La Bea mi aveva lasciato, inconsolabile. E anche la Valeria, sempre dolce, anche lì, Michele, che palle, basta, trovate un'altra. Però almeno si rideva, e questo avanti per tanti anni, finché a quello stesso tavolo ci siamo trovati con la Bea, con i nostri bambini e con le stesse prese di giro, ricordando gli anni precedenti, però con la stessa sensazione di essere a casa, di essere tra amici, di essere accolti. E secondo me questa cosa di accogliere con gioia, di donare amore, è tipica delle persone, non è da tutti, ed è delle persone buone, delle persone generose, delle persone che hanno un cuore grande. Valeria era tutto questo e aveva veramente un cuore grande. Io questo non lo dimenticherò mai e la ringrazio per questo. Grazie Michele, grazie. Adesso vorrei introdurre un altro amico. Andrea Gigliotti, lui è uno scrittore di libri e purtroppo nell'occasione della dipartita di Valeria ha scritto una poesia che vorrei ascoltasse. Scusate un attimo, nel momento in cui parlano, vengono recitate poesie, vi preghiamo di fare più silenzio. Davvero, grazie. Grazie. Da un ruscello di note dai brividi rock. Il sole scende talmente veloce che quasi non sembra vero, e dal patio ancora tiepido lo si vede inzuppare a mare. Sul tavolo della cena risaltano piccoli frutti dei suoi stessi colori, tra i quadri azzurri della tovaglia e i minuzzoli di pane toscano. Sopra le mura ruvide, color dell'ocra, il gelsomino, ormai privo di fiori, accoglie frotte di timidi passerotti che si bisticciano per un giaciglio. Fra l'ombra dei suoi tralci e quella della tesa di paglia fiorentina scintilla l'avorio di un'allegra risata che gareggia col cinguettio dei passeri. Dai, fammela sentire di nuovo. Questa è proprio la nostra musica. Dai, fammela sentire ancora. Sì, questa è proprio la nostra musica. Senza conoscere fatica,
le dita riprendono a pizzicare le corde sul solito riff. L'ultimo passero della sera saltella sul tavolo e li guarda di lato. Becca ancora qualche briciola e poi si immerge nella scura verzura. Andrea Gigliotti, grazie.